Bene, bene, siamo tornati, siamo alla seconda parte del nostro programma d'oggi Fiumi d'Acqua Viva, dove stiamo condividendo con tutti voi questi principi, questi insegnamenti profondissimi della parola di Dio, utili giustamente per il nostro cuore, per il nostro spirito, per il nostro essere interiore, che è quello che ha giustamente comunione con il nostro Creatore. E il collegamento, la lampada, giustamente, per avere questa luce è giustamente la parola di Dio. Noi stiamo dando sempre enfasi a il mezzo. Gesù, secondo il Vangelo di San Giovanni, vediamo che lui è il Verbo, è la parola che ha diventato carne e ha abitato fra di noi. È stato 33 anni, ma oggi lo abbiamo al Signore, ma non in carne e ossa, ma lo abbiamo in spirito. E per questo l'adorazione al Padre deve essere fatta in spirito e in verità. Continueremo a parlare di questo fra pochissimo. Adesso Claudia ha dell'informazione che vogliamo condividere con voi. Vi invitiamo a visitare il nostro sito www.ccfontedivita.it, dove troverete tante informazioni riguardo al nostro ministero, come ad esempio cosa facciamo, la nostra storia, chi siamo ed altro. Abbiamo pure un canale su YouTube, CC Fonte di Vita, tutto insieme, minuscolo. Troverete una fotografia tipo tessera, cliccate lì ed andate a video. Lì troverete dei video, messaggi, cantici di lode ed adorazione, anche le puntate precedenti dei programmi radiali. Insomma, tanto materiale di benedizione per la vostra crescita spirituale. Potete seguire i programmi online su radioRTM.it. Subito e a destra trovate la voce Radio RTM in streaming. Cliccate play ed ascolterete in diretta. Vi invitiamo alle nostre riunioni tutte le domeniche alle ore 18.30 in via Alisia numero 2, vicino a Piazza Croce, e dalle masserie Ragusa. Perfetto, sì, abbiamo visto nella prima parte del programma e abbiamo fatto riferimento a una storia nel Atti degli Apostoli, e soltanto vi diamo il riferimento così lo potete verificare se volete, che si trova in Atti 14 versetto 8 al 18. Atti degli Apostoli capitolo 14 versetto 8 al 14, dove pensavano che l'apostolo Paolo fosse Mercurio e a Barnaba chiamavano Giove. Ok, il consiglio loro fu: lasciate queste cose, perché l'adorazione in spirito e in verità. Allora loro no, dicevano che loro erano dei, in forma di uomini, le volevano venerare. E questi uomini che erano sani, che erano veramente spirituali, hanno detto no, questo non lo possiamo accettare, e tra l'altro questo non si fa. Perciò se volete adorare il Dio lo dovete fare in modo spirituale. Siccome questi non lo facevano in questo modo, cioè non era una vera adorazione all'Eterno Dio, era un'adorazione pagana, sì? un'adorazione idolatrica. Infatti passarono dal desiderio di venerarli a lapidarli. Sì, perché l'uomo naturale è così. Entonces si tratta di giustamente aprire la mente, aprire il cuore alla parola e fare che la Sacra Scrittura possa portare luce al nostro cuore. E se il nostro cuore è pieno di luce, noi vedremo la luce, e noi vedremo, per la fede lo vedremo al nostro y Dios, ¿no? Lo vedremo correctamente, porque la vera adoración en espíritu y en verdad. Esto capita cuando l'uomo si lascia dominare dall'anima, ¿no? Dall'intelletto, da quello che vede. Ma noi stiamo parlando delle cose spirituali, sí. Secondo come Dio vuole. Eso no stabilita nella parola. Infatti Giovanni 6:63 dice: "È lo spirito che vivifica". Cioè, è lo spirito che dà vita, è lo spirito che vivifica. La carne non è di alcuna utilità. Le parole che vi ho dette
sono spirito e vita. Ecco, anche le sue parole vanno capite attraverso lo spirito, non attraverso l'anima mente, perché purtroppo l'uomo vuole capire tutto attraverso la ragione, ma le cose che sono di Dio non vanno capite così, vanno capite attraverso la lampada. Direttamente, questo va al cuore, non va alla mente, questo va al nostro spirito, non va alla nostra testa. Infatti quando Gesù stava parlando con questa donna samaritana, infatti Samaria anticamente faceva parte del territorio di Israele, infatti era la terra di Giacobbe, no? Loro avevano una genetica, diciamo una discendenza giudaica, questi samaritani, no? E parlando, la donna le dice al versetto 20, siamo Giovanni capitolo 4, versetto 20: i nostri padri hanno adorato su questo monte, e voi giudei dite che a Gerusalemme è il luogo dove si deve adorare. Versetto 21, Gesù le dice: donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Versetto 22, voi adorate quello che non conoscete, noi adoriamo quello che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma l'ora viene, anzi già è venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e in verità, perché tali sono gli adoratori che il Padre richiede, Dio spirito, e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Stava dicendo che non c'è un luogo fisico, cioè non c'è un luogo sacro. La sacralità noi la troviamo nella parola e alla fine la troviamo dentro di noi, sì? Per questo la parola deve attivare lo spirito. Ossia, quando si tratta di andare a un luogo sacro o fare un peregrinaggio a un certo luogo, sì? Per avere una grazia, avere un miracolo. Perché Gesù sta dicendo, la adorazione si fa in spirito, non si fa fisicamente. Sarà meraviglioso se uno ha la possibilità di andare alla Terra Santa, al muro dei pianti, sì? Meraviglioso. Però in realtà non consiste che io scrivo. Nella vita quotidiana questo non succede. Claro, no, però mettiamo che una persona o delle persone hanno la possibilità di fare un peregrinaggio alla Terra Santa. Cioè, quando si tratta di scrivere un fogliettino, sì? Un bigliettino, e rilasciarlo nel muro dei pianti affinché il Padre ti ascolti, perché l'adorazione non funziona così. Cioè, la fede e la comunione non funziona in un aspetto tangibile, funziona in spirito e in verità. Entonces, questo è meraviglioso, sapere che il Signore è vicino a me, ma il modo che Lui ha provveduto, ha stabilito per connettarci è la parola di Dio. Sì, infatti, per aggiungere a quello che parlavamo prima dell'uomo naturale o l'uomo che vede le cose attraverso la sua anima, Prima Corinzi 2,14 dice: ma l'uomo naturale, sì, non riceve le cose dello Spirito di Dio, non le riceve, dice qui, perché esse sono pazzie per lui e non le può conoscere perché devono essere giudicate spiritualmente. Esatto. È che giustamente la parte dello spirito, quella che capisce le cose dello spirito, ossia animicamente, almaticamente, emotivamente, io mi posso emozionare, io dico ho visto questa cosa qua e mi ha fatto la grazia, mi ha fatto un miracolo, però è dell'anima, perché in realtà per ricevere la grazia, la vita, la luce, la salvezza, abbiamo bisogno che la parola arrivi al nostro cuore, al nostro spirito, e questo lo presenta molto molto bene la epistola agli ebrei, che è molto interessante, che non possiamo fare a meno della parola, perché la parola è la fonte della luce. Ebrei capitolo 4 versetto 12. Sì, dice: la parola di Dio infatti è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a due tagli, e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e
dell'emidola ed è in grado di giudicare i pensieri e le intenzioni del cuore. Allora, si tratta che la parola deve arrivare. Cioè, io non, se io la leggo, mi posso anche confondere. Sì, non si capisce. La posso anche chiudere perché dico, che Dio è questo? E la chiudo, no? Perché la leggo letterale, sì. La leggo mentalmente. Sì. Ma quando la parola, quando la parola diventa spirito, diventa profondo. E è proprio lì dove risiede la fede. Ossia, la fede proviene dallo spirito, non dalla mente. Perché chi ha fede crede sempre, nonostante le circostanze. Però per questo la parola deve arrivare allo spirito. Ci fermiamo un attimino e torniamo subito. Grazie. Meraviglioso sei, chi è pari a te, Gesù. Solo tu puoi storar e rinnovar il mio cuore. Meraviglioso sei per l'eternità. Il canto mio sarai, hai conquistato ogni parte di me. Meraviglioso sei. Padre di grazia, nessun altro meraviglioso sei,
Bene, bene, siamo tornati, siamo l'ultima parte del nostro programma d'oggi, Fiumi d'Acqua Viva, dove stiamo parlando della importanza delle Sacre Scritture per avere la luce che procede dal cielo, la luce eterna. E dice prima Giovanni, capitolo 1, versetto 5. Dio è luce, chi non cammina nella luce non è in comunione con Lui. Or questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunziamo. Dio è luce e in Lui non vi è tenebra alcuna. Sì, esatto. Dice, or questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunziamo. Dio è luce e in Lui non vi è tenebra alcuna. Perciò Dio è luce. Dio è luce e Lui è vita. Perché infatti dice Giovanni 1.4 del Vangelo di Giovanni, che è molto interessante per collegarlo. 1.4 dice, in Lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. E la Scrittura è vita, sì? La Scrittura è vita. Gesù ha detto, io sono la via, la verità e la vita. Giovanni 14.6. Signore Gesù Cristo ha detto, io sono la via, la verità e la vita. E Lui è il Verbo che si è fatto carne. Perciò è la parola vita. Entonces, vita e luce vanno insieme. Vita, luce e verità. Sono tre le parole. Mm-hmm. Vita, luce e verità. Infatti, torniamo qua a prima Giovanni, capitolo 1, versetto 5. Dice, Dio è luce. E in Lui non vi è tenebra alcuna. Perciò in la Scrittura c'è luce. Sì, è sicuro che troviamo la luce della vita, la troviamo qui. Nella tua luce noi vediamo la luce. Per avere la chiarezza di sapere dove stiamo andando, sì, abbiamo bisogno della parola. Entonces, luce, vita, spirito, verità. Tutto parla della Scrittura. Sì, io vedo anche qui che il Signore è tassativo. Non siamo Lui, non siamo noi, è il Signore qui che dice e riferisce. Dice, Dio è luce, chi non cammina nella luce non è in comunione con Lui. E cosa è camminare nella luce? La luce è il suo figlio. Chi non è, chi non dimora in Lui, nel suo figlio, non è nella luce e non ha comunione con Dio addirittura. Come posso avere comunione con Dio se non ho comunione, non sono nella luce del suo figlio, che è la parola? Sì, 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 sì. Perché è chiaro che per noi oggi la fede, la fonte della fede, è dove troviamo il figlio, dove troviamo la salvezza, dove troviamo il perdono, dove troviamo la giustizia, dove troviamo il sangue che ci purifica di ogni peccato, come lo dice qua 1.7. Ma se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione gli uni con gli altri e il sangue di Gesù Cristo, suo figlio, ci purifica da ogni peccato. Dove troviamo anche il sangue del figlio? Nella parola. Perché è importante che parli in presente questo versetto. Sì. No, dice ci purifica, non dice che basta avere fede nell'opera che Lui ha fatto, sì, per essere purificati. No, parla del presente. Entonces, come troviamo questo sangue effettivo oggi? Attraverso la fede nelle Sacre Scritture. Perciò il nostro consiglio come credenti per voi è: credete alle Scritture, alle Sacre Scritture, sì, perché la Scrittura è spirito, la Scrittura è vita, la Scrittura è verità, la Scrittura è lampada, sì, tutto qua noi troviamo. Tutto lo troviamo qui, perciò tutto ciò di quale noi abbiamo bisogno lo troveremo esclusivamente nelle Sacre Scritture. È chiaro che poi giustamente uno deve relazionarsi con altri cristiani, deve esercitare anche una vita di fede, però la fonte della luce, la fonte per il nostro spirito è la parola di Dio, e noi semplicemente vogliamo innalzarla.
Infatti, come voi potete apprezzare, non parliamo mai del nostro ministero, non parliamo di noi, di servizio, di storie nostre personali. Se qualcuno vuole sapere di noi, come lo diciamo sempre, abbiamo un sito web, www.ccfontedivita.it, lì c'è tutta la nostra storia. E noi non dedichiamo tempo per parlare di noi, però sì vogliamo dare la priorità alle Sacre Scritture, perché tutto si trova qua. Qua c'è la vita, qua c'è il perdono, qua c'è lo spirito e qua c'è la luce. E di questo si tratta il messaggio di Fiumi d'Acqua Viva. Infatti i nostri programmi sono appuntamenti soltanto per lo spirito. Sì. Non va, come dire, capito attraverso l'anima, sino attraverso lo spirito. Per esempio, prima Giovanni 4:6 dice: noi siamo da Dio, chi conosce Dio ascolta noi, chi non è da Dio non ci ascolta. Da questo conosciamo lo spirito della verità e lo spirito dell'errore. Qual è il riferimento? Prima Giovanni 4:6. Perciò cosa dobbiamo ascoltare per conoscere Dio? Come facciamo a conoscerlo? Quello che attraverso quello che è la sua essenza, cioè la parola, il suo figlio, la luce. Sì, corretto. Che ci dà vita. Sì, e che Gesù lo ha detto molto chiaro: io sono. Ha detto così: io sono la via. Sì? La via, il sentiero, no? Come diceva il Salmo 119, 105, sì? La via, la verità. Sì? E la parola è la verità, e la vita, e la parola è la vita. Tutte e tre. Lo troviamo nel nostro Signore Gesù Cristo. Perciò io vi saluto, mercoledì alle ore 18:30 ci ritroveremo. Sì, vi devo salutare pure io, vi ringraziamo per l'ascolto, per seguire, non proprio noi, ma per seguire la luce, la luce che darà un effetto di vita per voi se avete fede e mettete in pratica questi comandamenti. Grazie per l'ascolto, Dio vi benedica, vi aspettiamo la domenica se volete a nostra casa. Ci vediamo prossimo mercoledì. Grazie, Dio vi benedica. Torna da me, dal tuo Redentore. RTM ha presentato Fiumi d'Acqua Viva, a cura del Centro Cristiano Fonte di Vita, via Lisia 2, Ragusa. Grazie per l'ascolto.